un po' come una tromba d'aria. From God. Dalla terra. Poi scende, raccoglie, va su. Qui dovete sentire il braccio che sale avvolgendosi così. Cambiare. Questo tipo di forza, che la forza più importante è la spirale. In realtà nel nostro corpo non c'è un movimento che non sia spirale, perché i nostri muscoli sono tutti messi in maniera simmetrica, non le ossa sono per creare un movimento avvolgente. E le nostre ossa non sono perfettamente cilindriche, per esempio, tubolare, ma sono anche lì, se le guardate, anche se non hanno anatomia, hanno tutto un andamento un po' tolto. Non c'è un muscolo perfettamente cilindrico. Il femore, per esempio, non è perfettamente cilindrico. È come un cilindro girato. Tutti i grandi muscoli, le grandi ossa sono così, anche i piccoli. E i muscoli non sono mai attaccati a due capi estremi perfettamente allineati, altrimenti non c'è la forza spirale. Ed è questa tipologia di lavoro che stiamo facendo. La forza più importante del corpo, bisogna imparare a sentire e a sviluppare. Perché, come ha detto prima il maestro, se imparate ad usarla, attraverso questa forza potete quantomeno ridurre del 50% la forza di impatto del nostro avversario. It's like a qigong, you can do this like a qigong tradition. Every qigong is like a qigong. Allora, stamattina abbiamo lavorato e dice che il maestro ci dice che ogni movimento, in ogni centimetro, cioè il pollice di spazio percorso, cioè dovete avere la stessa sensazione come quando si faccia così, calma, come se sempre, ogni istante successivo è un momento di calma e di tranquillità. Come tanti fotogrammi, quindi in qualsiasi movimento, in qualsiasi momento. Attraverso il movimento del corpo si allena il chi, non si impara a condurre, a muovere. Non sta usando il corpo fisico, che pesa il corpo muscolare, ma sta facendo nascere il movimento dal movimento interno dell'aria, del chi. Perché il chi si muove dentro come fosse aria dentro un materasso, un materassino. Yes. Okay. My chi. Sta dicendo, cioè sta dicendo solo vero. Il tuo chi ti gira all'interno, no? Il mio chi invece va anche all'esterno. My
quindi ha un effetto su di te, cioè non mi limita a farlo girare dentro, ma lo proietto anche fuori. Se lo fa girare in casa, vai. Cioè invece quello che dice lui, cioè io riesco a fare in modo che questo chi possa uscire all'esterno e avere effetto su di te per spostarlo. Però questa è la base, perché se non hai del denaro non lo puoi spendere. Prima avere il denaro e poi poterlo spendere, investire, no? Però prima, questa è la base, prima avere il chi, come ho detto stamattina. Tutti noi abbiamo il chi, prima dobbiamo imparare a gestirlo, no? Sentirlo, muoverlo, trasferirlo, insomma, farlo circolare, farlo incrementare, no? Un po' come il denaro. Ma se non hai denaro, non puoi fare niente, non puoi usarlo. Questo è come il punto.